Bene, questa è la clip per il Zapquake Dragalon. Andiamo a vedere l'attacco di Simone Alfa, che ci offre gentilmente il suo replay. È un municipio di livello 10. Attacca un municipio 11 maxato, di quelli in voga ultimamente. Quindi Zapquake sulle due aeree a sinistra, dopodiché inizia pulendo una delle zone per permettere l'entrata dei draghi, per cui tendenzialmente, in base al tipo di difese presenti, abbiamo un drago con una o più mongolfiere. In questo caso, utilizzando una Surgical, si ha il vantaggio di non attivare l'artiglieria Aquila. Una volta che la zona è stata pulita, viene messa la carica delle truppe. Quindi i draghi e le mongolfiere rimanenti. Viene utilizzata una furia, che è l'unica pozione rimasta in questo punto, per permettere di andare a distruggere la torre inferno singola. E in questo caso, come avete visto, le parti delle truppe centrali si recano verso l'interno, andando a colpire il core, nonostante ci sia contro quel volano di livello massimo. Distrutta l'artiglieria, che comunque ha fatto il suo ultimo danno, i reali vanno a completare l'opera dei draghi. In questo caso Simone Alfa ha voluto mettersi in sicurezza con la regina nella parte bassa, in modo da dare una mano per distruggere il municipio, ma comunque forse non era nemmeno necessario, e si porta a casa un buon 2 stelle con delle buone risorse, contando il fatto che è una leggenda e quindi ha un bonus di tutto rispetto.